Sono Raffaella De Mutis, dell'agenzia Dietro le Quinte. Questa è un'agenzia che si occupa di organizzare degli eventi solidali, ovvero noi organizziamo appunto degli spettacoli con il patrocinio o sostegno di associazioni Onlus e in pratica siamo qua per informarvi che sabato 11 maggio allo sperimentale di Pesaro ci saranno due spettacoli, uno alle ore 18 e un altro alle ore 21.30 e dal titolo Don Felice e nei guai, portato in scena dalla compagnia teatrale Maschere Vive di Ascoli Piceno. Questa è la compagnia teatrale che opera ovviamente nell'ambito del teatro comico ormai da 30 anni e in special modo in quello partenopeo. Questa volta a Pesaro noi sosterremo, grazie a questo evento, l'associazione Avio Pesaro Onlus. Ora lascio la parola al presidente di questa associazione che vi illustrerà i propri scopi come associazione. Grazie Raffaella. Mi chiamo Monica Nicolini, sono la presidente di Avio Pesaro. Avio è l'associazione del bambino in ospedale ed è un'associazione fatta di una cinquantina di volontari che all'interno delle pediatrie degli ospedali, dell'ospedale di Pesaro e anche di Fano, così come in tanti altri ospedali italiani, si occupano di gestire le ludoteche, che sono quei luoghi all'interno del reparto dove i bambini giocano. Giocano in un momento importante, perché è un momento in cui sono ricoverati in ospedale, quindi è il momento della malattia, che noi cerchiamo di alleviare in ogni modo facendoli giocare. La pediatria ha al suo interno, come ho già detto, una ludoteca all'interno della quale i volontari di Avio fanno giocare questi bambini durante la loro degenza ospedaliera. Il nostro supporto in realtà è anche nei confronti delle famiglie, in particolare nei confronti dei genitori, che vivono un momento di estrema difficoltà legata al fatto che il proprio figlio è in ospedale con una patologia o con una cura ciclica o a volte purtroppo anche con una malattia tumorale. È un'associazione fatta di giovani che devono essere maggiorenni e come minimo, questo per la garanzia, è un'associazione fatta di persone formate molto seriamente da Fondazione Avio Milano, che cura la formazione di questi volontari con corsi ad hoc e anche con continui aggiornamenti di quella che è la formazione, sia sotto il profilo proprio del volontario che sotto il profilo formale, formando anche i CD, presidenti, segretari, eccetera. È una grande famiglia, io amo dire questo, la famiglia di Avio Pesaro, così come tutte le Avio italiane. E la composizione precisa e le regole che governano la nostra associazione e l'impegno che richiede la nostra associazione sarà il nostro segretario generale Aldo Mosca, una figura preposta molto importante all'interno della nostra associazione perché è la figura di riferimento sotto il profilo tecnico, storico e anche sotto il profilo proprio pratico, per cui al professor Mosca cedo la parola, segretario generale di Avio Pesaro. Innanzitutto informo che Avio Pesaro è nata nel 2001 e si è sviluppata sempre di più raggiungendo fra le pediatrie di Pesaro e di Fano circa 60 volontari Avio. È stato un grande successo per le due pediatrie avere dei volontari Avio e soprattutto per il fatto che operiamo non solo, come diceva prima la Presidente, per gli ammalati, per i piccoli pazienti e per i genitori, ma soprattutto anche facciamo delle donazioni per rendere l'ambiente ospedaliero sempre più a misura di bambino o, come diciamo noi, ad altezza di bambino. Quindi decoriamo i reparti,
e miglioriamo sempre di più le ludoteche con giochi in continuazione in base al momento e di tutto questo grazie anche e al contributo di numerosi cittadini che contribuiscono generosamente a peso, soprattutto in questi ultimi anni. E di questo siamo molto soddisfatti e a tutti i cittadini di Pesaro diciamo grazie come pure a quelli di Faro. Cogliendo l'occasione da quello che ha detto il professor Mosca, proprio perché queste associazioni di volontariato si fondano sul contributo e la generosità di privati cittadini, di enti come ad esempio il Comune di Pesaro, io vorrei ringraziare proprio Raffaella dietro le quinte per aver dato questa opportunità alla nostra associazione grazie al contributo di cui siamo diciamo beneficiari attraverso questo spettacolo, di continuare in quello che è il nostro impegno nei confronti dei bambini in ospedale, delle decorazioni, dei kit di accoglienza, cioè delle poltrone letto per i genitori, cioè per tutto quello che Abio si pone anno dopo anno, giorno dopo giorno come impegno, per cui grazie Raffaella, perché anche grazie alla tua associazione continuiamo a realizzare quello che ci siamo preposti. Grazie.